Benvenute e benvenuti. Oggi continuiamo con le nostre lezioni di filosofia e in particolare ci occupiamo di Galileo Galilei. Già la volta scorsa abbiamo approfondito la vita di Galilei, le opere fondamentali, abbiamo analizzato le vicende relative al processo e abbiamo tratteggiato il quadro storico generale dell'epoca all'interno di cui questi avvenimenti si inseriscono, ovvero sia l'età della Controriforma. Abbiamo visto il ruolo del Tribunale dell'Inquisizione romana, ovvero sia del Sant'Uffizio, l'indice dei libri proibiti, le procedure standard che hanno portato al processo di Galilei e alla biura finale. Va bene. Oggi cominciamo invece ad affrontare il pensiero di Galileo Galilei e in particolare ci occuperemo della concezione galileiana circa i rapporti tra scienza e fede, ci occuperemo delle scoperte o intuizioni scientifiche principali fondamentali di Galilei e della concezione galileiana e di tutta la rivoluzione scientifica degli strumenti tecnici, quindi che ruolo ha la tecnica all'interno della scoperta scientifica? Ok. Allora, sempre ricollegandoci alla lezione precedente, possiamo dire che il ruolo di Galilei all'interno della rivoluzione scientifica fu sicuramente un ruolo estremamente importante, al pari di quello di Copernico. Perché se Copernico da un lato diede il via alla rivoluzione scientifica, attraverso la rivoluzione astronomica, attraverso la sua ipotesi copernicana, d'altra parte Galilei fu il primo a procedere a una verifica empirica di tale ipotesi copernicana, come oggi vedremo. Inoltre contribuì in modo fondamentale a chiarire le basi metodologiche della scienza moderna e inoltre offrì una precisa concezione circa i rapporti tra scienza e fede. Concezione che all'epoca destò grande scandalo, ma che nel corso dei secoli, per così dire, è stata assorbita dalla stessa istituzione della Chiesa Cattolica al punto da farla completamente propria oggi. Ed è proprio da questa concezione circa i rapporti tra scienza e fede che oggi voglio cominciare. Va bene? Allora, qual è il rapporto tra scienza e fede secondo Galilei? Oggi ci può, per così dire, suonare strano di esporre questa concezione. Perché? Perché sappiamo che Galilei ebbe degli enormi problemi derivanti dal processo, quindi evidentemente era considerato, per così dire, un personaggio scomodo, un nemico da parte della Chiesa. Quindi evidentemente ci viene da pensare che Galilei aveva una concezione dei rapporti tra scienza e fede che poneva, per così dire, tutta la validità e tutta la verità dalla parte della scienza e invece, per così dire, dissacrava completamente la verità religiosa. Beh, non è così. Anzi, Galilei era religioso, era cristiano, credeva in Dio e credeva anche nella scienza e, per così dire, aveva una concezione paritaria dei rapporti tra scienza e fede. Ma era evidente che nell'età della Controriforma una tale concezione paritaria non era reputata sufficiente. Allora, per capire meglio questa concezione, andiamo alle parole dello stesso Galilei. Va bene? Allora, questa è una lettera scritta a Cristina Lorena, risalente al 1615. Rientra in quelle che vengono chiamate le cosiddette lettere copernicane, perché sono una serie di testi in cui, per così dire, Galilei espone le proprie convinzioni circa l'ipotesi copernicana, va bene? E argomenta questa sua convinzione. Questo è un piccolo estratto, leggiamolo insieme. Dice: stante dunque ciò, mi par che nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare dalle autorità di luoghi delle scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie. Perché, procedendo di pari dal verbo divino, la scrittura sacra e la natura,
quella come dettatura dello Spirito Santo e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio. Allora, è un estratto naturalmente da una lettera molto più ampia, quindi per così dire abbiamo estrapolato un qualcosa che era collegato anche alle frasi precedenti, no? Però emerge chiaramente che nelle dispute di problemi naturali, secondo Galilei, non si dovrebbe cominciare dalla Sacra Scrittura, cioè non si dovrebbe cominciare dalla Bibbia, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni necessarie. Quindi vedete, dice che nell'ambito di alcuni problemi molto specifici, che sono quelli della scienza, ovvero sia i problemi naturali, l'autorità da cui partire non è quella della scrittura, bensì quella delle sensate esperienze. Attenzione, mettiamolo da parte questo termine, sensate esperienze, che si correla sempre a quello di necessarie dimostrazioni, lo vedremo meglio nella prossima lezione. Però per così dire, per Galilei è fondamentale non partire dalla Bibbia quando si tratta di problemi naturali. Piuttosto, bisogna considerare, ci dice Galilei, che procedono di pari passo dal Verbo divino, quindi dalla parola di Dio, sia la Sacra Scrittura, sia la natura. È come se Dio, per così dire, producesse da un lato la Bibbia, la Sacra Scrittura, e dall'altro la natura. Va bene? Entrambe sono opere di Dio, entrambi sono dei messaggi di Dio, ma a seconda del contesto, a seconda del problema che abbiamo di fronte, dobbiamo partire dall'una o dall'altra. Per quanto concerne i problemi naturali, il punto di partenza non deve essere la Bibbia, ma deve essere la natura. Allora, cosa significa questo? Significa che per Galilei, e questo è un qualcosa che lui crederà dall'inizio alla fine del suo percorso scientifico, filosofico e intellettuale, ma anche umano in generale, per così dire, la natura e la Bibbia derivano entrambe da Dio. Entrambe sono, per così dire, un qualcosa che deriva dal Verbo divino. Natura e Bibbia sono entrambe opere di Dio che però vengono, per così dire, prodotte in quanto opere per dei fini differenti tra loro. Per comprendere la ramificazione della volontà di Dio e dei fini, quindi, ecco, possiamo vedere quest'altro schema, cioè ovvero sia da Dio derivano sia la Bibbia che la natura. Nella Bibbia troviamo la verità rivelata da Dio e che ha un fine etico-religioso, cioè quando Dio vuole dirci qualcosa circa i comportamenti che dobbiamo tenere, le abitudini che dobbiamo avere, sia riguardo noi stessi, sia riguardo il contesto sociale e quindi da un punto di vista etico, allora la Bibbia è l'autorità preponderante. Se invece Dio vuole dirci qualcosa circa il mondo che ci circonda da un punto di vista naturale, allora è la natura l'autorità a cui dobbiamo rifarci. La Bibbia e la natura sono entrambi dei libri scritti da Dio. Va bene? Solo che la Bibbia è scritta in un linguaggio, la natura è scritta in un altro linguaggio. Qual è il linguaggio della natura? È il linguaggio matematico. Qual è il fine? Per la natura il fine è scientifico, per la Bibbia il fine è etico-religioso. Dunque, nell'eventuale disputa tra Bibbia e natura circa l'autorità preponderante in un dato problema, bisogna sempre pensare qual è l'ambito in cui ci stiamo ponendo. Vedete? Allora, gli eventuali contrasti sono solo apparenti. Il contrasto può darsi solo nel momento in cui noi stiamo nell'ambito della ricerca naturale e a un certo punto adduciamo delle verità tratte dalla Bibbia. Bene. Una volta appurato qual è l'ambito in cui si pone la nostra riflessione, il contrasto si rivela come meramente apparente. Questa è la concezione galileiana. Va bene? Ora, uno potrebbe appunto pensare, come vi dicevo, e qual è il problema? Perché un cristiano non dovrebbe essere d'accordo con questa visione? Beh, perché, come abbiamo raccontato la volta scorsa,
L'età della Controriforma, in particolare i primi decenni del 1600, sono un periodo in cui, per così dire, gli animi sono fortemente esasperati, in cui tra domenicani, gesuiti, il Tribunale della Santa Inquisizione, il clima non è pacifico, il clima non è di concordia, il clima invece è di guerra, una guerra spirituale. È un clima che vuole prevenire, per così dire, altre eventuali tendenze riformistiche. E quindi Galilei finisce nel mezzo di questo calderone. Va bene. La familiarità che noi, da un punto di vista cristiano, possiamo avere con questa tesi galileiana è dovuta al fatto che questa tesi piano piano trasuderà all'interno dell'istituzione cattolica e si farà sistema, si farà istituzione, diventando oggi il punto di vista preponderante all'interno della stessa Chiesa Cattolica. Cioè, quando oggi noi sentiamo che ci sono dei contrasti tra scienza e fede, spesso il lato della fede è questo lato che io vi sto adesso esponendo con Galilei, quello stesso lato che venne tacciato di eccessiva scientificità 5 secoli or sono. Va bene? Ok? Allora, andiamo avanti quindi, oltre il problema dei rapporti tra scienza e fede. Allora, abbiamo detto che il pensiero di Galilei fu, per così dire, costantemente impegnato in una polemica contro i suoi due più grandi nemici. Da un lato c'erano gli aristotelici, cioè la tradizione scientifica, e dall'altro c'era invece l'autorità religiosa, in particolare il tribunale dell'Inquisizione romana, cioè il Sant'Uffizio. Va bene? Questi furono i due poli principali di lotta per Galilei in tutta quanta la sua carriera. Va bene? E abbiamo visto più o meno come è andata questa lotta. Adesso voglio invece soffermarmi con voi circa le scoperte e intuizioni scientifiche che fanno di Galilei uno dei più grandi protagonisti della rivoluzione scientifica. Va bene? Allora, sicuramente tra queste scoperte e intuizioni noi possiamo annoverare l'intuizione circa il principio di inerzia, la legge sulla caduta dei gravi e le prime dimostrazioni empiriche e quindi scientifiche circa l'ipotesi copernicana. Va bene? Allora, cominciamo dall'intuizione del principio di inerzia. Allora, noi sappiamo che dal mondo antico la concezione fisica dominante che era arrivata fino alle soglie della modernità, era quella aristotelica. Secondo la concezione aristotelica, così come era stata tramandata fino a quel punto, cioè ovvero sia il tardo 1500, l'inizio del 1600, l'intero universo era diviso in due settori separati. L'uno, il mondo sublunare, cioè tutto ciò che stava al di sotto della Luna, cioè il nostro mondo sulla Terra, e tutto ciò che stava al di sopra della Luna, cioè il mondo lunare o extralunare. Va bene? Questi due mondi, per così dire, erano separati da elementi differenti, cioè il mondo sublunare era composto dai canonici quattro elementi, aria, terra, eccetera, eccetera, mentre invece il mondo lunare era composto dall'etere. All'interno del mondo lunare potevano avvenire solamente movimenti circolari, questi movimenti erano perfetti e quindi tutto ciò che era etereo era incorruttibile, perfetto ed eterno. Invece tutto ciò che era all'interno del mondo sublunare era soggetto a generazione e corruzione. Va bene? Ora, nella concezione aristotelica dominante, il moto, cioè il movimento degli elementi, era considerato un qualcosa di temporaneo, cioè temporaneo nel senso che cessava non appena veniva, per così dire, interrotta la forza che provocava quel determinato movimento. Bene, secondo Aristotele i movimenti potevano essere di due tipi, potevano essere movimenti naturali e movimenti violenti. I movimenti naturali erano i movimenti degli elementi che, lasciati liberi da ogni tipo di costrizione, cercavano semplicemente di ritornare al proprio luogo naturale. Sì, perché tutti quanti gli elementi, secondo Aristotele, potevano, per così dire, essere
posti in una sorta di scala gerarchica in cui ognuno, ogni elemento, aveva il suo luogo naturale, per cui la terra era più pesante di tutti, aveva il luogo naturale più basso, poi c'era l'acqua, poi c'era l'aria e poi c'era il fuoco, capite? Quindi ognuno di questi elementi tendeva semplicemente a tornare al proprio luogo naturale e questo è il primo tipo di movimento. Una volta che l'elemento raggiungeva il luogo naturale, il movimento semplicemente si interrompeva. Se però veniva applicata una forza violenta che impediva il movimento verso il luogo naturale, allora avevamo il secondo tipo di movimento. Ma anche lì, una volta smessa l'applicazione di quella forza violenta, per così dire, il movimento si esauriva. Va bene? Ok, questi erano gli unici due movimenti. Galilei ebbe l'intuizione del principio di inerzia, cioè ovvero sia, secondo questo principio intuito per la prima volta da Galilei, un corpo tende a conservare indefinitamente il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non intervengano forze esterne a modificare tale stato. Vedete? Allora Galilei ci sta dicendo, attenzione. No, il moto non è qualcosa di momentaneo, ma nel momento in cui viene innescato, continuerà fin tanto che non interviene una forza che modifichi tale stato di moto. Quindi è esattamente il contrario del punto di vista proprio di Aristotele. Questa intuizione, l'intuizione di questo principio, si rifaceva in realtà al sistema democriteo, un sistema che per così dire nell'antichità era in competizione con quello aristotelico. Secondo questo sistema democriteo, la materia, composta di atomi, è sempre, per così dire, in moto. Il movimento è connaturato alla materia e quando la materia si interrompe nel suo essere in moto è perché viene esercitata un qualche tipo di forza su di essa. Vedete? Potremmo dire che da questo punto di vista continua la disputa tra Democrito e Aristotele, anche se più di 10 secoli dopo. Va bene. Questa intuizione non fu una scoperta propriamente formalizzata da Galilei, perché Galilei non formalizzò mai questo principio. Per avere un'esplicita formalizzazione di questo principio dovremmo aspettare Newton, quindi dovremmo aspettare più di 100 anni dopo, che verrà ricordato nella formalizzazione newtoniana come il primo principio della dinamica. Va bene. Però fu sicuramente un'intuizione galileiana. Va bene. Inoltre, questo principio di inerzia intuito da Galilei aveva un'altra funzione, ok? Cioè spiegava, per così dire, come potesse avvenire il movimento dei corpi celesti, cioè dei pianeti, in particolare della Terra, della Luna e di tutti quanti gli altri corpi. Come faceva questo movimento a continuare a ripetersi indefinitamente? Va bene? Allora, già intuiamo da qui che per Galilei è problematica la distinzione tra mondo lunare e mondo sublunare. Va bene. Questa prima intuizione del principio di inerzia già comincia ad incrinare questa distinzione. Va bene. Sulla legge relativa alla caduta dei gravi non mi soffermo, ma anche qui Galilei ha un merito gigantesco. Arriviamo piuttosto a le grandi scoperte astronomiche di Galilei. Allora, Galilei, per così dire, sulla scorta di queste intuizioni e di queste scoperte, cominciò piano piano, colpo dopo colpo, a demolire il sistema cosmologico tolemaico. Va bene? In particolare, procedette a una messa in dubbio critica sempre più forte della differenza tra cielo e terra, tra mondo lunare e mondo sublunare, come vi ho già detto prima. E in particolare lo strumento che gli permise di dimostrare empiricamente l'assurdità di questa distinzione fu il cannocchiale. Va bene? Perché e come fu il cannocchiale? Allora, Galilei
Galilei non fu l'inventore del cannocchiale. Attenzione, il cannocchiale, in realtà, come ci dice lo stesso Galilei nel Saggiatore, fu costruito da un olandese, lui ci riporta. Semplicemente Galilei, sulla base di ciò che questo olandese aveva costruito, procedette a costruirne uno anche lui, modificandolo attraverso delle sue deduzioni teoriche e puntandolo in una direzione completamente differente. Sì, perché se prima, fino a quel momento, il cannocchiale era puntato esclusivamente verso la Terra, quindi per guardare all'orizzonte, per guardare in lontananza, adesso invece il cannocchiale venne puntato la notte verso il cielo, quindi in una direzione completamente diversa. Con delle modifiche ottiche Galilei riuscì ad aumentare di circa 1000 volte la dimensione delle immagini e riuscì quindi a osservare diversi corpi celesti. Bene. Tra i vari corpi celesti che osservò vi fu la Luna. Ora, osservando la Luna, Galilei, grazie a questa enorme amplificazione che ottenne attraverso lo strumento del cannocchiale, riuscì a vedere che la superficie della Luna era costellata di ombre. Che cos'erano queste ombre? Queste ombre Galilei riuscì a scoprire che erano nient'altro che ciò che veniva proiettato dalle montagne lunari e dalle depressioni lunari. Noi oggi sappiamo che la Luna è piena di crateri ed è piena di montagne. Appunto, la superficie della Luna è proprio come la superficie terrestre, cioè ovvero sia è geograficamente irregolare. Va bene, questo che per noi oggi sembra un dato scontato, all'epoca era un dato rivoluzionario. Perché? Perché secondo sempre la fisica aristotelica, la Luna era un corpo celeste perfetto, incorruttibile, e quindi la superficie non poteva in nessun modo essere, per così dire, attraversata da queste imperfezioni. Galilei invece notò queste imperfezioni e questa era, secondo lui, una prova decisiva circa la non sussistenza della differenza tra mondo celeste e mondo terrestre, tra questi due mondi di cui vi stavo dicendo prima. Inoltre Galilei scoprì anche quattro satelliti di Giove. Va bene, fu la prima scoperta di questi satelliti. Oggi sappiamo che Giove ne ha molti di più di satelliti, ma questi qui primi quattro satelliti furono scoperti effettivamente da Galilei. E questo contribuì a sfatare un altro pregiudizio di natura aristotelica, cioè ovvero sia che un corpo celeste che era in movimento intorno alla Terra, perché la Terra era il centro immobile dell'universo, non poteva avere a sua volta degli altri corpi che ruotassero intorno a sé. Cioè, ovvero sia, Aristotele negava la possibilità di satelliti per i corpi celesti. Noi oggi sappiamo che non è così. Galilei fu il primo, appunto, a intuire anche questa verità. Inoltre osservò anche il Sole e notò che anche la superficie del Sole non era perfetta, ma che c'erano delle macchie scure che ancora oggi noi stiamo continuando a studiare relativamente al Sole per capire esattamente che cosa sono. E insomma, in generale, attraverso l'uso del cannocchiale, Galilei scoprì che anche i corpi celesti erano soggetti a dei fenomeni di alterazione, mutamento, generazione e degenerazione, e che quindi la sussistenza di una differenza netta, come ci aveva detto Aristotele, tra mondo celeste e mondo terrestre era impossibile, era non realmente sussistente. Tutte queste scoperte di cui vi ho appena detto per quanto riguarda l'astronomia vennero, per così dire, inserite all'interno del Sidereus Nuncius del 1610. Va bene? Nel 1609 più o meno Aristotele comincia a utilizzare il cannocchiale modificato da lui, nel 1610 annovera tutte queste scoperte all'interno di questa opera fondamentale. Va bene? Nel 1632 Galilei, fiducioso in un nuovo corso della Chiesa, grazie all'elezione al Soglio Pontificio di Urbano VIII, Galilei pubblica il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il Tolemaico e il Copernicano. Allora, dedichiamo qualche minuto a questa opera di Galilei. Allora, Galilei è fiducioso in un nuovo corso delle cose, perché appunto è stato eletto Urbano VIII. Questa sua speranza rimarrà completamente delusa, già lo sappiamo. Vuole, per così dire, per il grande pubblico chiarire la natura dei rapporti
tra il sistema tolemaico e quello copernicano. Sceglie la forma del dialogo perché, di tutti i generi letterari, è sicuramente quello che maggiormente si presta a un'apertura, a un grande pubblico, no? È il genere in cui possiamo esprimere in modo più semplice delle idee complesse. I personaggi principali sono tre: sono Simplicio, Salviati e Sagredo. Simplicio è il rappresentante di una mentalità conservatrice e tradizionalista, è attaccato al senso comune, è attaccato all'autorità di Aristotele e difende il sistema tolemaico. Abbiamo poi Salviati, che impersona invece l'intelligenza chiara, rigorosa e anticonformista dello scienziato moderno e difende l'ipotesi copernicana. E poi abbiamo come arbitro Sagredo, invece, un nobile veneziano effettivamente esistito, amico di Galilei, e che, per così dire, rappresenta una personalità non oppressa dai pregiudizi. Va bene? Il dialogo si articola in quattro giornate. All'interno delle quattro giornate vengono affrontati vari temi fondamentali circa la nostra concezione dell'universo. Si partirà dagli argomenti contro il moto della Terra, che verranno puntualmente confutati, si arriverà al cosiddetto principio della relatività galileiana, che non ha nulla a che fare con quella di Einstein, per cui dovremmo aspettare molti secoli ancora, ma che per così dire enuncia che è impossibile comprendere all'interno di un sistema chiuso se tale sistema sia in quiete o in moto. Va bene? Quindi, per così dire, giustifica il fatto che non riusciamo a percepire il movimento della Terra stando sulla superficie della Terra. Va bene? E si arriva fino alla dimostrazione del moto di rotazione terrestre e alla cosiddetta dottrina delle maree. Quindi sono tantissimi gli argomenti che vengono toccati all'interno di questa opera fondamentale di Galilei. Allora, voglio terminare questa lezione affrontando un tema che, per così dire, ha soggiaciuto fino adesso a tutto quanto quello che vi ho detto circa Galilei e circa la rivoluzione scientifica, cioè ovvero sia l'uso degli strumenti tecnici. Va bene? Allora, Galilei è il primo a utilizzare il cannocchiale in un senso scientifico completamente nuovo. Va bene? Ma al di là dell'importanza del cannocchiale in se stesso e dell'uso che ne fece Galilei, quello che voglio sottolineare è che invece una differenza fondamentale tra la scienza antica, la scienza di Aristotele, Democrito e di tutti quanti gli altri grandi pensatori dell'antichità, e questa scienza moderna che sta nascendo in questo momento è l'importanza che viene attribuita agli strumenti. Sì, perché, per così dire, il sapere scientifico moderno è un sapere che è intriso fin da principio di tecnica. La tecnica è un nome gigantesco con cui noi annoveriamo tutti quanti gli strumenti tecnici, gli apparati tecnologici, gli strumenti che vengono usati dallo scienziato e che per così dire è un ambito completamente nuovo. Va bene. La tecnica si rivelò fin da principio decisiva nella rivoluzione scientifica. Sì, perché l'apparato tecnico non solo consentiva di scoprire di più, perché potenziava il senso dell'uomo. Va bene? Quando Aristotele dice, quando Galilei dice, nei problemi naturali dobbiamo non partire dall'autorità religiosa, ma partire dalle sensate esperienze, ci sta dicendo dobbiamo utilizzare i sensi. Ma questi sensi, per essere utilizzati adeguatamente, spesso devono essere potenziati attraverso lo strumento tecnico. Lo strumento tecnologico, lo strumento tecnico quindi diventa quella prolunga fondamentale che ci consente di utilizzare adeguatamente il nostro corpo e i nostri sensi. Lo strumento tecnico è, per così dire, fin dal principio della rivoluzione scientifica, incarnato, considerata quasi una nostra protesi, che deve essere utilizzata per mantenere la verità naturale. Va bene? E appunto nell'antichità invece lo strumento tecnico non veniva dotato di questa concezione, anzi spesso era osteggiato. Va bene, ma questo anche nel corso del Medioevo spesso succedeva. Guardate
Guardiamo per esempio la storia del cannocchiale. Abbiamo detto che Galilei nel 1609 più o meno costruisce la sua variante di cannocchiale e ci dice che un olandese prima di lui già lo stava utilizzando. È questo fantomatico olandese il creatore del cannocchiale? No, non lo è. Sappiamo che il cannocchiale veniva usato già da secoli prima, già intorno al XII-XI secolo è attestato l'utilizzo del cannocchiale e in particolare è attestato presso il mondo islamico. Sì, perché se risaliamo verso l'anno 1000, evidentemente il polo di cultura dominante all'interno del Mediterraneo non è rappresentato dall'Europa cristiana occidentale, è rappresentato bensì invece da tutto quanto il mondo arabo-musulmano. E all'interno di quel mondo abbiamo le prime attestazioni di utilizzo del cannocchiale, che piano piano poi viene, per così dire, trasportato come strumento all'interno dell'Europa cristiana e arriva fino a Galilei. Ma i cristiani cosa facevano del cannocchiale? Prima dell'olandese di cui ci parla Galilei, il cannocchiale era utilizzato semplicemente come uno strumento di divertimento, una particolarità, una curiosità. Immaginate questi salotti nobili del tardo medioevo in cui, per così dire, ci si diverte a vedere le cose ingrandite o deformate. Questo era l'utilizzo che veniva fatto. Va bene. Tra i vari elementi di accusa che provocarono un inasprimento dei rapporti tra Galilei e i suoi due nemici, cioè gli aristotelici e le autorità religiose, vi fu anche la spregiudicatezza di Galilei nell'uso degli strumenti tecnici. Va bene? In particolare ci si chiedeva che diritto ha Galilei di prendere e potenziare i propri sensi attraverso questi strumenti tecnologici e se fossero per così dire un elemento diabolico, un qualcosa che produce illusioni piuttosto che delle verità e delle certezze, capite? Allora, vediamo come un pregiudizio secolare operava in modo fortissimo, fortissimo su queste nuove scoperte che stava facendo Galilei. Va bene? Ci fermiamo qua. Nella prossima lezione affronteremo invece il metodo della scienza di Galilei. Ok? Buono studio.